La Fondazione Aspi Onlus è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale che si occupa da circa 40 anni di informatica e disabilità, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione delle persone con disabilità in tutti i contesti di vita attraverso l'uso delle tecnologie digitali. La visione di Aspi è quella di una società in cui le persone disabili e svantaggiate abbiano le stesse opportunità di tutti. Secondo i valori di riferimento della Fondazione, la persona con disabilità è un cittadino a pieno titolo, con diritto di vivere e operare nella società. La missione di Aspi è quella di promuovere l'autonomia e l'inclusione delle persone con disabilità nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso l'uso delle tecnologie digitali. Il progetto MAPO nasce da un'idea di Fondazione Aspi, finanziato dalla provincia di Monza e Brianza, per affrontare il tema delle malattie croniche neurodegenerative. I territori in cui si sviluppa sono Milano, città metropolitana, e la provincia di Monza e Brianza. I soggetti che fanno parte della rete sono Comune di Milano, IBM Italia, Roche Pharma, Unipolsai Assicurazione ed anche INAIL per il suo ruolo istituzionale. Il progetto è realizzato in partenariato dalla Fondazione Aspi Onlus come soggetto capofila, da AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus, Dialogica Cooperativa Sociale, Spazio Vita Niguarda Cooperativa Sociale Onlus e Fondazione Adecco per le Pari Opportunità. Cosa succede se una persona durante la vita lavorativa sviluppa una malattia cronica neurodegenerativa come la sclerosi multipla? Il progetto ha riflettuto su questa domanda. L'approccio alle malattie croniche neurodegenerative in azienda è un modello di gestione della disabilità replicabile anche in altre realtà. Il progetto intende mettere a punto strategie e strumenti volti ad attuare le condizioni che rendono possibile e proficuo il mantenimento del posto di lavoro. Strategie e strumenti. Ecco quali sono. 1. Analisi del contesto aziendale. Si costruiscono e si condividono strumenti per conoscere la dimensione della disabilità nella propria azienda. Si scelgono i criteri per individuare le situazioni prioritarie su cui intervenire. Si definisce con le aziende come il progetto può essere occasione di sviluppo della gestione di situazioni di lavoratori con malattie croniche neurodegenerative. 2. Sensibilizzazione. Si partecipa ai cicli di incontri dal titolo Conoscere la disabilità, metodi, strumenti e tecnologie per il mantenimento del posto di lavoro, volti a diffondere una cultura aziendale sul tema, attraverso testimonianze, dimostrazioni in presenza e a distanza. 3. Creazione e sperimentazione di un modello. Si realizzano incontri e colloqui per la descrizione dei fattori facilitatori o barriera e delle competenze trasversali dei lavoratori con disabilità. Si propongono soluzioni personalizzate per il mantenimento lavorativo, con particolare attenzione all'impiego di ausili tecnologici, alle infrastrutture digitali aziendali, alle soluzioni di smart working compatibili con i ruoli aziendali. Quattro. Valutazione dell'impatto sociale. Si misura l'impatto del modello individuato relativamente allo sviluppo di competenze della comunità aziendale, anche in termini di costi-benefici. Una società ha un futuro soltanto se investe su se stessa, se sa cioè immaginare scenari e definire correlate strategie che si collocano oltre la soluzione dei problemi più contingenti.